Papa Francesco, il missionario della misericordia, è accolto a La Habana da una pioggia leggera che attutisce l'afa e dall'entusiasmo di un gruppo di giovani cubani. La visita del terzo successore di Pietro in 17 anni è un dono per la piccola chiesa dell'isola caraibica, che conta solo 365 sacerdoti, e anche per un paese che grazie alla mediazione della Santa Sede ha avviato uno storico riavvicinamento con gli Stati Uniti. Dopo il saluto del presidente Raul Castro, il Papa si dice pieno di speranza per il processo di normalizzazione delle relazioni tra i due popoli, dopo anni di allontanamento, segno del prevalere della cultura dell'incontro, del dialogo. Animo a los responsables políticos a continuar avanzando por este camino. Incoraggio i responsabili politici a proseguire su questo cammino e a sviluppare tutte le sue potenzialità come prova dell'alto servizio che sono chiamati a prestare a favore della pace e del benessere dei loro popoli e di tutta l'America e come esempio di riconciliazione per il mondo intero. E come esempio di riconciliazione per il mondo intero. La vocazione di Cuba, arcipelago che si affaccia verso tutte le direzioni, spiega Papa Francesco, è proprio quella di essere punto d'incontro perché tutti i popoli si trovino in amicizia. Al governo cubano chiede di rinnovare i legami di cooperazione e amicizia perché la Chiesa continui ad accompagnare il popolo cubano con libertà e mezzi e spazi necessari per far giungere l'annuncio del regno fino alle periferie esistenziali della società. Il giorno dopo il Papa celebra la messa domenicale nella Plaza della Revolución della capitale cubana, come San Giovanni Paolo II, Benedetto XVI prima di lui, e lega la misericordia al servizio, chiedendo ai cubani di prendersi cura e servire la fragilità dei fratelli. Chi vuole essere grande serva agli altri e non si serva degli altri. Davanti a 500.000 cubani, idealmente abbracciati da una grande statua di Gesù risorto, Francesco sottolinea che il servizio guarda sempre il volto del fratello, tocca la sua carne. Per questo non è mai ideologico, dal momento che non serve le idee ma le persone. Chi non vive per servire, conclude, non serve per vivere. Nel pomeriggio il Papa visita il presidente Raul Castro nel Palacio della Revolución. C'è molta cordialità e il presidente conferma che parteciperà a tutte le messe celebrate dal pontefice nell'isola. Prima di pranzo, in forma strettamente privata e senza telecamere, Papa Francesco aveva incontrato per 40 minuti il comandante Fidel Castro nella sua abitazione. Dal Palacio della Rivoluzione, il pontefice raggiunge la 700esca cattedrale della Habana per i vespri domenicali con sacerdoti, consacrati e seminaristi di Cuba. Dopo aver ascoltato il saluto dell'arcivescovo della Habana, Cardinal Ortega, che parla della povertà della Chiesa cubana e la toccante testimonianza di una religiosa, Suor Yaleni, figlia della carità impegnata nell'assistenza dei malati, il Papa lascia il discorso preparato. Non temete la povertà, come il giovane ricco dice nella sua meditazione a braccio, perché quando i beni materiali entrano nel cuore e cominciano a guidare la vita, la si perde. Non temete di servire il più abbandonato, il più malato, il più piccolo, perché così state servendo Gesù in modo superlativo. E nel confessionale non abbiate paura della misericordia, non stancatevi di perdonare. Uscito dalla cattedrale, Papa Francesco raggiunge l'ingresso del centro culturale Padre Felix Varela e condivide con 5.000 giovani la pioggia sempre più insistente e riflessioni che vengono dal cuore, lasciando il discorso preparato. L'invita a sognare cose grandi perché se date il meglio di voi stessi, aiutate il mondo ad essere diverso. Chiede loro capacità di accogliere e accettare chi la pensa diversamente, guardare ciò che abbiamo in comune piuttosto di ciò che ci separa. Eso se llama amistad social. Questa si chiama amicizia sociale, cercare il bene comune. L'inimicizia sociale distrugge e una famiglia si distrugge per l'inimicizia, un paese si distrugge per l'inimicizia, il mondo si distrugge per l'inimicizia e l'inimicizia più grande è la guerra. E la inimicizia più grande è la guerra. Infine il Papa invita i giovani cubani ad una speranza che sa soffrire per realizzare un progetto, sa sacrificarsi per il futuro senza vivere solo il presente. Un cammino che va fatto insieme, uniti anche se diversi. Questa è la cultura dell'incontro. Lunedì 21 settembre, terzo giorno di viaggio, Papa Francesco vola a Holguín, a 700 km da La Habana, terza città dell'isola. Primo pontefice a visitare la verde città dei parchi, celebra messa nel giorno della festa di San Matteo nella Plaza della Revolución e invita i 120.000 presenti a lasciarsi guardare da Gesù, come Matteo, lasciare che il suo sguardo trasformi la nostra vita, ci riporti gioia e speranza e ci faccia missionari. Dovremmo sempre ricordare, sottolinea Francesco, il momento in cui il suo sguardo misericordioso si è posato sulla nostra vita.
e il pensiero va al 21 settembre di 62 anni fa, quando Gesù ha guardato il giovane Jorge Mario Bergoglio il giorno della sua prima chiamata alla vita sacerdotale e religiosa. Nel pomeriggio il Papa raggiunge Santiago de Cuba e dopo un incontro privato con i vescovi di Cuba nel seminario di San Basilio Magno, che lo ospita in città, si sposta nella vicina basilica del santuario della Virgen della Carità del Cobre, patrona di Cuba, dove recita una preghiera alla Vergine. Fai della nazione cubana, scandisce Francesco, una casa di fratelli e sorelle, perché questo popolo spalanchi la sua mente, il suo cuore e la sua vita a Cristo. La mattina del 22 settembre, ultimo giorno nell'isola, Papa Francesco torna nel santuario per celebrare una messa votiva e commenta l'episodio evangelico della visita di Maria alla cugina Elisabetta. Visitata dal Signore nell'Annunciazione, esce a visitare, a servire, perché la gioia di sapere che Dio è con noi ci tira fuori, ci porta a condividere la gioia ricevuta come un servizio. Questo, spiega il Pontefice, è vivere la rivoluzione della tenerezza come Maria. Come Maria, vogliamo essere una Chiesa che serve. Come Maria vogliamo essere una Chiesa che serve, che esce di casa, che esce dai suoi templi, dalle sue sacrestie, per accompagnare la vita, sostenere la speranza, essere segno di unità. Sostenere la speranza, ser signo di unità di un pueblo noble e digno. Una Chiesa che esca per gettare ponti, abbattere muri, seminare riconciliazione, che sappia accompagnare tutte le situazioni imbarazzanti della nostra gente, senza nasconderci, ma camminando con i fratelli. La Cattedrale di Santiago è l'ultima tappa di Papa Francesco a Cuba. Migliaia di famiglie dell'isola lo accolgono scandendo in coro con entusiasmo «Con il Papa la famiglia va a crescer». Il Pontefice commenta il Vangelo delle nozze di Cana e sottolinea l'importanza dei momenti conviviali in famiglia, soprattutto la cena, nei quali si impara fraternità e solidarietà, e che Gesù sceglie per mostrarci l'amore di Dio, per entrare nelle nostre case e aiutarci a scoprire lo Spirito vivo e operante nelle nostre cose quotidiane. Purtroppo, aggiunge Papa Francesco, in molte culture oggi scarseggiano i momenti in comune per essere uniti, per stare in famiglia. La casa diventa vuota, mentre una famiglia unita ci salva dalla frammentazione e dalla massificazione. La rottura dei legami familiari porta le persone a trasformarsi in individui isolati, facili da manipolare, perché si perdono le relazioni che ci insegnano ad essere persone. Per questo, conclude il Papa, nonostante non esistano famiglie perfette, queste non sono un problema, ma un'opportunità da proteggere e accompagnare.